polemica infinita, insomma, non è stata sicuramente intenzione dell'ente comunale, perché con una ditta che ha lavorato tanti anni nella nostra comunità sicuramente l'ente non vuole andare in polemica, ma tutto nasce dalla gara d'appalto che è stata, diciamo, aggiudicata da un'altra ditta, e quindi incominciano ad essere disservizi continui, e quindi un amministratore, quindi in qualità di sindaco, non posso vedere il mio paese che stava andando alla rovina, quindi non potevo più uscire in mezzo alla strada perché l'erba non si sfalciava, l'immondizia non si ritirava, e quindi l'immondizia veniva ritirata soltanto al centro del paese, e quindi allora si è cominciato a fare le ordinanze. In una settimana purtroppo ne ho dovute fare tre, e l'ultima che l'ho mandata anche in Procura della Repubblica perché non si era rispettata un'ordinanza che il sindaco aveva fatta, e i cittadini ne stavano pagando duramente. Poi l'ufficio bene ha fatto ad individuare altre aziende per fare lo sfalcio dell'erba, addibitandola alla ditta, perché i marciapiedi e le cunette le devono pulire l'euro da contratto, e quindi si sta procedendo per la pulizia. Ormai sono 3-4 giorni che il paese sta cambiando di nuovo volto, nelle periferie hanno ripulito la ditta Ecologia dopo la mia ordinanza, e quindi voglio dire, spero insomma che tutto passerà, aspettiamo il 5 di settembre che cosa direi il giudice, e quindi se accoglierà l'istanza della Falzarano ovviamente si procederà a quello che direi il giudice, se non accoglierà l'istanza di Falzarano si dovrà procedere al passaggio di cantiere, quindi definitivamente ad assegnare alla ditta Lavornia, e quindi cominciare con questo nuovo contratto. E di questo ne sono molto dispiaciuto, sono dispiaciuto in modo particolare che l'amministratore unico della Falzarano insomma, è andato oltre tutti i limiti consentiti, insomma. Quando uno lavora con un ente ed è una ditta importante come la Falzarano non si può consentire di sparare a zero sull'istituzione, quindi nella mia persona, insomma, usando dei termini non consoni a quelli che insomma, sono consentiti per legge proprio. Io ovviamente mi sono rivalso alle istituzioni superiori, ho fatto denuncia alla Procura della Repubblica per questo signore, quindi spero che la Procura della Repubblica insomma, farà le proprie indagini, dirà a questo signore che non è possibile insomma, offendere l'istituzione. Offendere l'istituzione significa offendere la mia città non può essere offesa perché è amministrata da persone per bene che lavorano quotidianamente e incessantemente per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. Talvolta non si ci riesce proprio perché ci sono delle persone che mettono il bastone tra le ruote, come è stato fatto in questo caso, quindi per me è stato fatto più per un fatto politico di dispetto e non per altro, e quindi voglio dire, ma io rispondo con le azioni di governo, le azioni di scelta di campo, e quindi si supereranno questi scogli e poi ognuno insomma dirà la sua.